Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una potatura di allevamento stile vaso policonico su una varietà coratina, una pianta posta a dimora circa 2 anni e mezzo fa. Vi faccio vedere con più precisione da vicino. Comunque tenete in considerazione che questa pianta è già di un'altezza intorno al 1,20 m. Cioè, voglio dire, 2,20 m, è cresciuta tantissimo in soli 2 anni per talea e praticamente notiamo subito che questo ramo si trova ad un'altezza relativamente bassa. Pertanto, eccola l'amica Celestina, pertanto andrà praticamente eliminato. Magari si potrebbe addirittura pensare di lasciare questo, però per esperienza personale preferirei fare il prima possibile questi tipi di tagli, proprio per evitare che poi questi rami si sviluppino troppo e il taglio poi successivo da fare diventi troppo largo e quindi insomma possa sicuramente dar fastidio alla pianta. E la nostra amica Celestina è sempre presente. Ok, quindi sicuramente quello è il primo taglio. Altro taglio che dovremo fare è relativo a questo, diciamo a questa branca centrale. Infatti questa branca è disposta in maniera troppo centrale e quindi dato che diciamo adesso qui ci troviamo ad un'altezza di circa 1,50 m, noi la vogliamo impalcare ad un'altezza più in basso, quindi andremo diciamo a tagliare fondamentalmente a questa altezza in modo tale che poi rimanga comunque questo ramo che poi ci diventerà una branca primaria. Per il resto penso che non dovrebbero esserci altri tagli. Allora adesso come si può vedere ci troviamo che questa branca praticamente è un po' orizzontale, probabilmente questa parte qui andrà eliminata in futuro. Al momento però preferiamo evitare di fare questo taglio, anche se è una decisione molto difficile, però comunque abbiamo eliminato una parte consistente della chioma, quindi probabilmente sarebbe bene temporeggiare. Vi faccio vedere questa pianta da una diversa angolazione. Ecco, praticamente va quasi tutta sulla destra. Da qui dovrebbero riuscire, diciamo, nuovi rami per creare un'ulteriore branca. Potrebbe essere questa, oppure probabilmente da qui magari capiteranno altri rami. L'unico problema che si pone è fondamentalmente qui. Sono un po' indeciso, anche se in realtà probabilmente dovrei comunque un po' tagliarla, magari con un piccolo taglio di ritorno da qui.
perché altrimenti la pianta comunque non rimarrebbe equilibrata. Quindi procediamo a quel taglio di ritorno. Bene ragazzi, penso che con questa pianta possiamo concludere qui. Come sempre, se insomma avete dei commenti, fateli qui sotto. Se volete insomma continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!